Professor Coccia, Black Hole Jazz, uno spettacolo in cui attraverso il potere evocativo della musica e nella fattispecie del jazz si prova a raccontare i misteri dell'universo. Sì, io penso che così come esiste una ricerca in campo musicale, ed ovviamente esiste la ricerca scientifica vera e propria, ma esiste anche una ricerca nel campo della divulgazione scientifica, perché divulgare, educare, non è come riempire un secchio, ma è come accendere un fuoco. Questa è la frase di un poeta inglese che trovo che sia bellissima. Ecco, diciamo, noi proviamo con queste risonanze tra le suggestioni scientifiche, cosmiche, e quelle invece musicali, che interagiscono comunque profondamente con noi, e cerchiamo di, come dire, di realizzare una situazione in cui si possa addirittura apprendere meglio, quasi entrare più in contatto con chi siamo su questo pianeta in mezzo al cosmo. Ecco, per un attimo, astraendoci da tutto il resto, mi piacerebbe che riuscissimo a comprendere l'affascinante mistero che ci coinvolge tutti. Come è nato l'incontro con Paolo Fresu e Gianluca Petrella? È nato su uno spettacolo che è stato fatto al Museo di Trento, in occasione di una mostra, appunto una mostra sui misteri dell'universo, sulla fisica dell'INFN, e come corollario a quella mostra si voleva uno spettacolo in cui ci fosse, diciamo, pillole di scienza, una parte di divulgazione scientifica alternata alla musica, cosa che secondo me funziona molto bene per entrambi i pubblici, sia quelli che vogliono la divulgazione scientifica sia quelli che semplicemente amano la musica. È una contaminazione, come si dice oggi, secondo me, che è molto fruttuosa. Pensa sia un buon modo per avvicinare il pubblico ad argomenti ostici come quelli, appunto, che tratta la scienza, la fisica, ma anche altre branche della scienza? Sì, anche, ecco, diciamo, voglio dire, è anche un modo diverso, più leggero. Quando uno fa una conferenza di solito parla per un'ora, voglio dire, no? E questa cosa può essere un po' pesante. Invece, vuol dire, fare dei lampi sui misteri, e, diciamo, del cosmo e su quello che la ricerca scientifica cerca di chiarire di questi, alternati invece a dei brani musicali, secondo me è una formula, trovo che sia molto interessante, molto bella per il pubblico, almeno questa è l'esperienza che ho vissuto io con il pubblico a Trento, e quindi è una strada che mi piace approfondire. Il progetto Black Hole Jazz è nato in realtà prima del concerto Aquilano. Lo scorso anno, nel bellissimo museo, il Museo di Trento, abbiamo fatto un esperimento insieme a Eugenio Coccia, insieme a Gianluca Petrella, che era quello di provare a raccontare la scienza in un luogo di scienza, ovviamente attraverso la musica. È stato molto bello, era un ambiente molto suggestivo, noi addirittura eravamo vestiti da astronauti, c'era tutto il pubblico che poteva ascoltare la musica attraverso le cuffie, insomma è stato un evento molto bello. E quindi Eugenio poi ha pensato di riproporlo qui all'Aquila. E proporlo all'Aquila quando, durante il concerto di Trento, raccontò appunto dei buchi neri e della possibilità di queste onde gravitazionali, eccetera, eccetera, quasi preveggendo il presente. Poi c'è stata questa scoperta sensazionale, appunto, delle onde gravitazionali che hanno portato a sapere, come dire, con certezza che i buchi neri esistono, e quindi si è deciso poi di fare questo concerto dentro il bellissimo auditorium di Renzo Piano, proprio dedicato a questo tema. Quindi era una sorta di concerto come dire, didattico, in cui Eugenio spiegava, devo dire, magistralmente tutto il concetto del cosmo, tutta una serie di cose straordinarie e bellissime, che erano molto affascinanti, e poi noi suonavamo una musica che in qualche modo riportava verso quel mondo. Abbiamo usato tutta una serie di strumentazioni elettroniche, abbiamo usato degli effetti elettronici, Gianluca Petrella aveva tutti i suoi marchingegni, addirittura un vecchio mini Moog,
E da lì è nato questo concerto molto molto particolare, appunto a cavallo tra musica, reading e anche divulgazione, quindi è stato per me molto bello, è stato molto bello farlo all'Aquila, tornandovi dopo il grande evento poi del 6 settembre scorso.